Buonasera, buonasera, benvenuti, anzi bentornati su Studio League. Siamo qui come ogni venerdì. In realtà abbiamo saltato solo uno, ma perché purtroppo non ero nelle mie migliori condizioni psicofisiche, mettiamola così, e quindi l'abbiamo saltato. Ma settimana scorsa sono stato addirittura in diretta da Napoli. Oggi sono tornato all'ovile, come potete vedere. Sono qui nella mia stanza, la classica mia stanza, il mio studio, da dove solitamente registro video, faccio interventi, dirette, lavoro, sostanzialmente praticamente lavoro. E siamo qui appunto su Studio League con i ragazzi di Atleta News, sul loro canale, che invece non è Atleta News ma è Atleta League. Io quando lo scrivo su Twitch ogni volta mi confondo, mi sbaglio sempre, ma questa cosa la sistemerò io nella mia testa, piano piano. Segnalo che forse, ora non so se è vero, ma segnalo alla regia, io magari faccio un refresh per verificare, ma forse il titolo della live non è corretto, ma questo ora lo sistemiamo con calma, non c'è problema. E detto ciò, questo vi ricordo per tutti è il tema, il format di approfondimento per quanto riguarda la scena competitiva di League of Legends. Abbiamo tantissimo di cui parlare, anche perché in questo momento ci stiamo avvicinando ormai praticamente ai mondiali di League of Legends. Manca veramente pochissimo, ma ci stiamo avvicinando anche alle EU Masters. Tra l'altro ieri sono state annunciate tante novità delle EU Masters, parleremo ovviamente di PG Nationals. Parleremo purtroppo un po' anche dei Gaia Esports, ora che il loro percorso all'interno del campionato del PG National si è concluso con la sconfitta di ieri sera. Parleremo ovviamente di LEC, LCK, LPL, LCS. E ovviamente faremo anche, come sempre, il Super Fantasy, la formazione per il Super Fantasy di oggi. Tra l'altro, vi ricordo che oggi dalle 18 torna l'LC, ma soprattutto questa settimana è una super week. Ve lo dico subito, così lo sapete immediatamente. Una super week che quindi avremo partite oggi, che è venerdì, domani che è sabato, e poi domenica sarà l'ultima della regular season. Prima di iniziare, però, ovviamente, come sempre, la cosa più importante in questo momento, saluto il mio fantastico compagno di viaggio in questa avventura all'interno della scena competitiva di League of Legends, che è ovviamente, come sempre, Andrea Vischio. Ciao, buonasera Andrea, come va? Ciao Francesco, ciao, ciao a tutti, grazie e benvenuti, grazie per l'introduzione, per il fantastico che non mi aspettavo, grazie mille. E benvenuti a tutti su Studio League, come già detto. Se è così, è così. È così, è così. Tant'è che ho sbagliato il titolo della live e mi sono dimenticato di cambiarlo, ma questo lo lasceremo No, non è un passare per ora, problema, a tempo che me mi capita carica la sempre. formazione. Capita Ma sempre. sì, può capitare. Innanzitutto io vedo che già siete tantissimi in chat e voglio salutare tutti quanti. Kindred Maxi, voglio salutare Nike, Diemon, Lilith, Bang Bang Bang, Thomas Munzer. Grazie per essere qui e grazie per seguirci in questa splendida avventura Scusami, all'interno scusami, di. hai sbagliato, hai sbagliato, hai Che sbagliato, cosa ho hai detto sbagliato? bang bang bang, invece è bang E bang invece bang ben bang, sono ben. quattro bang. Non vorrei che poi si offenda. Sono tre Non vorrei che bang poi e si un offende, ben. quindi cioè. Sono quattro ben, No, 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 io è un vedo. ben. Ah, è un Bang, bang bang, bang bang. bang bang. Oddio. Bene, quindi ci Altisonante, vedo insomma. benissimo. Ok, perfetto. E saluto Altisonante, anche sì, Sisma92. Ciao. esattamente. Benvenuti a tutti. Innanzitutto Sisma io è un mio, è devo. mio. Sisma è mio, lo ricordo, lo conosco, lo so. Sisma è mio. Sisma è suo, Sisma è suo. Ce lo Sì, teniamo allora. è un mio aficionato. Sì. Detto E Kindred ciò, Maxi Andrea, invece è mio, ovviamente me lo tengo. c'è qualcuno da sapere. Se è tuo, è vostro, è È verissimo. mio. Senti, Andrea, ovviamente c'è da salutare. È match con un matchco, lo so, ragazzi. Giuro che mi sto. Che mi sto allenando. Ormai non lo sbaglio quasi più, devo dire. Non lo sbaglio quasi più. Andrea, ovviamente c'è da salutare un po' di gente, anche se. Oggi in realtà siamo un po', siete, o meglio, siete un po' ridimensionati, ma non per questo, cioè, diciamo che sono rimasti migliori, ecco, dai, mettiamola così, no? Sono sempre migliori per fortuna. Io invece, infatti, voglio ringraziare Mattia dalla regia che tutto vede e tutto tocca, lo vedete inquadrato in telecamera. Ringrazio anche al momento assenti, ma presto ritorneranno. Raf, sempre assistente alla regia, che ci aiuta a tagliare le clip e, come vi ho già detto, sta imparando a giocare a League of Legends. Vedrete, presto lo vedrete sulle scene competitive. Ringrazio anche Nicolò, il generale, che dice che non lo vuole nessuno, però.
lo vogliamo tutti quanti e speriamo che torni al più presto insieme al direttore Giulio Gezzi, che ha reso tutti quanti, hanno reso possibile la creazione di questo programma, quindi grazie di nuovo. Esattamente. Allora, fatti i dovuti saluti, fatti i dovuti preliminari, chiamiamoli così, possiamo iniziare a capire a che punto siamo in questo momento. Ripeto, prima ho un po' elencato quali saranno gli argomenti di oggi, di questo pomeriggio. Partiamo ovviamente, come facciamo sempre, anche perché ricollegarci alla cosa più recente successa, partiamo dal PG Nations. Andrea, ovviamente io stavolta, guarda, ho la chat qua accanto, però ovviamente nel caso ovvio in cui io qualcosa la salti, tu senza problemi avvisami e interrompimi di qualsiasi cosa io stia dicendo, e tanto sto, guarda, che questa volta sto dicendo una cosa, non è no, so. Questa volta ho uno schermo gigante. Ho uno schermo gigante con la live accanto, quindi io non mi posso perdere niente. Neanche salutare Fox, che è appena arrivato. Niente. Tutto. Sono istantaneo. Ciao Fox. Esatto. Allora, direi che partiamo intanto dal PG Nationals, dalla parte competitiva. Poi sappiamo che abbiamo un po' una cosa che non è tanto competitiva, ma che comunque c'entra parecchio, ovviamente. Però partiamo intanto dai risultati. Che cosa è successo in questa settimana di PG Nationals? Ricordo, seconda settimana di playoff e penultima, perché settimana prossima abbiamo finito, signori. Sì, in realtà mi dispiace dirlo, perché vorrei che il PG Nationals per me continuasse tutto l'anno, però purtroppo per il momento dobbiamo un attimo salutarlo e fermarci, e poi dargli ovviamente appuntamento direttamente a gennaio, anche se probabilmente qualcosa succederà ancora, perché se non sbaglio il promotion tournament quest'anno si farà subito dopo o quasi, comunque più verso settembre probabilmente ci avrà un promotion che deciderà quindi quali saranno le squadre che parteciperanno al prossimo PG Nationals. Martedì 3 agosto ci sarà poi il penultimo atto di questo PG Nationals, con la finale di loser bracket fra Outplayed e Axolotl. E il 7 agosto, vi ricordo, iniziate a segnarvelo, perché poi è un casino, perché poi qualcuno se lo scorda, tutto quello che è. Sabato 7 agosto abbiamo la finale del PG Nationals. Tra chi? Beh, sicuramente ci saranno i Machuco, perché i Machuco lo sappiamo, in questa settimana hanno giocato loro il secondo giorno, quindi mercoledì, hanno giocato contro gli Outplayed in una partita veramente, Andrea, pazzesca, di cui possiamo già anche iniziare a vedere sicuramente alcuni highlights, anche se sono convinto che tu li avevi già fatti partire, quindi le cose che dico sono inutili perché ormai ci capiamo al volo. Machuco che tra l'altro, Andrea, erano andati avanti 2-0, e poi improvvisamente un attimo di annebbiamento, un po' di ritorno degli Outplayed, le draft che comunque un pochino in effettivamente degli Outplayed sono cresciute durante la serie, ovviamente gli Outplayed sono riusciti ad adattarsi meglio durante la serie, addirittura riportano i Machuco al 2-2, cosa che raramente ne abbiamo visto. Secondo me, come riprendendo un tweet, Andrea, poi non so se tu sei d'accordo, ma riprendendo un tweet visto il giorno prima, perché il giorno prima gli Axolotl andati avanti 2-0 sui GG Esports nel primo turno della settimana di loser bracket dei playoff, recuperare, si arriva al 3-2, Machuco fanno praticamente quasi lo stesso. E secondo me, dicevo, come riprendendo le parole del tweet visto il giorno prima, secondo me un po' di caghetta a qualcuno è venuto. Cioè, come nel tennis si parla ad esempio di braccino, quando un tennista sta per vincere, però magari non è abituato alle vittorie, potrebbe essere la sua, allora inizia ad avere il braccino, che poi è una cosa che in realtà ho sperimentato anch'io in prima persona, perché io sono un ex giocatore di tennis tavolo e quando facevo i tornei o le partite di campionato, insomma, quando magari capivo che si sta avvicinando una vittoria che sembrava importante qua là, sinceramente un po' il braccino veniva anche a me, non tiravo più convinto, il braccio non lo muovevo come avrei dovuto farlo normalmente col movimento meccanico normale, e
A quanto pare succede un po' anche ai giocatori. Ovviamente Click un po' ci ha scherzato sopra dicendo stavamo già davanti 2-0, poi volevamo rendere però le cose un po' più spicy, allora abbiamo deciso di andare sul 2-2. Però Andrea, non lo so, veramente caghetta oppure crescita degli outplayed? Secondo me questa serie ha dimostrato sicuramente che gli outplayed sono in forma, stanno bene e sembrano, al momento almeno hanno dimostrato anche di essere gli unici che possono dare del filo da torcere ai Mashco, in un certo senso. Il fatto è che bisogna capire se sono stati i Mashco ad avergli dato la possibilità di dare il filo da torcere, perché comunque con il terzo game in cui gli outplayed si sono ripresi, eccetera, eccetera. I Mashco sembravano quasi sottotono, quasi stanchi, quasi non in grado di affrontare una serie completa. Ora, Fox invece dalla chat ci dice che gli Axolotl non vinceranno mai perché hanno lack the buff. È una maledizione, secondo lui. Questo per quanto riguarda gli Potrebbe essere, Axolotl. intanto però sono in top 3 e per loro già hanno migliorato il risultato dell'anno scorso. Ricordiamo che l'anno scorso persero al primo turno di Loser Bracket contro i GG Esports, contro cui in realtà adesso si sono vendicati. E però io lì ho Vendicati. iniziato a vedere gli spettri. Ma io ho iniziato a vedere gli spettri degli Axolotl che vanno avanti 2-0 e improvvisamente recuperati 2-1, recuperati 2-2, e ho detto no, oddio, è come lo scorso split, oddio, ora questi ci fregano come lo scorso split, GG Sports ci fregano Famosi fantasmi del nuovamente. Vietnam. Invece poi comunque sì, praticamente esatto, qualcosa di simile, qualcosa del genere. E invece alla fine gli Axolotl comunque ne sono usciti. Quale partita ti ha impressionato di più tra, cioè, perché abbiamo avuto due Silver Scrape consecutivi, due partite andate 2-0, cioè scusate, 3-2 consecutive. Tra l'altro, allo stesso modo, ripeto, perché entrambe 2-0 per una squadra, il recupero dell'altra squadra, e poi comunque va a vincere la squadra che inizialmente stava 2-0. Quindi hanno allungato un po' il brodo, ecco, cioè potevano perdere anche meno tempo volendo, però lo Hanno script del allungato PG il Nations brodo, così è vero. funziona, come dice un pochino così. No, perché giustamente sai, uno quando si va a immedesimare si cerca di immedesimarsi sempre con chi sta in svantaggio, con chi si trova dalla parte sfortunata, diciamo, in quel momento, della parte che ricopre il ruolo di underdog, di sfavorito. E quindi a quel punto uno dice: mia, hanno recuperato 2-2, ormai la devono vincere, cioè chiudiamo, concludiamo questa favola. Invece poi così Fateci sognare. non è mai successo. Facci sognare, sì, esatto. Fateci sognare, così non è mai successo. Allora, per quanto riguarda Axolotl contro GG Esports, sinceramente io finalmente però ho visto degli Axolotl capaci di evolversi, capaci di cambiare un minimo gioco per affrontare l'avversario, capendo appunto come l'avversario stava in quel momento giocando. Degli Axolotl, tra l'altro, l'avevamo in realtà un po' previsto, totalmente differenti da quelli visti contro i Machoko. E fa L'avevamo capire previsto, sì. Sì, quanto i Machoko in quella partita in realtà erano stati superiori, no? fa capire. I Mashco alla fine sono sempre sembrati una macchina inarrestabile. Infatti è fatto strano vederli in difficoltà contro gli Outplayed. Quindi è come se ci fosse una spaccatura di livello Esatto. fra due squadre, fra le prime due e le seconde due, in un certo senso. Che poi ovviamente adesso non sono più seconde due, ma in Sì, ogni caso... no, ci sta, anche se poi ovviamente. Vai, vai. No, c'è un po' di delay, no? Perdonami. In ogni caso, gli Axolotl Sì, contro no, il ma me ne GGE sono se la... accorto, vai. Gli Axolotl contro il GGE se la sono giocata. Se la sono giocata anche i GGE, sono state delle belle partite combattute, tranne alcuni game, chiaramente. E lo stesso gli Outplayed contro i Mashco non mi dà la sensazione... I Mashco e Outplayed non mi danno la sensazione di poter entrare in difficoltà contro Axolotl e GGE. No, assolutamente no. Perché proprio questo poi che sarà ovviamente il prossimo incontro. Perché poi gli Axolotl hanno anche vinto contro i Gaia Esports il terzo turno di Loser Bracket 3-0, tra l'altro, abbastanza secco, però lo sappiamo. Adesso ne parleremo anche un po'. I Gaia in questo hanno avuto per un mese altri tipi di problemi, di problematiche che purtroppo prescindono dal lato competitivo e quindi
non sono arrivati al meglio a questi playoff. Forse potevano fare, avrebbero, cioè, se fossero arrivati in delle condizioni particolari, in delle condizioni diverse, Andrea, io credo che questi guy li avremmo visti, ora non dico in finale necessariamente, ma probabilmente sicuramente in top 3, o almeno lottare per entrare in top 3, perché comunque contro gli Outplayed non c'è stata partita nella prima semifinale di Winner Bracket. Contro gli Axolotl un po' di partite c'è stata, ma un game e mezzo, diciamo che non sembrava stessero giocando, più non, che altro non sembrava stessero, sì, giocando, cioè, i Gaia sembrava la classica squadra di solo Q. Ricordiamolo che praticamente da un mese e mezzo quasi i Gaia sono stati quasi abbandonati a se stessi, nel senso che cioè loro e quel poco che era rimasto del coaching staff abbandonati a se stessi, si sono allenati pochissimo. Ora lo vedremo, lo ha spiegato anche Ciapapi nel suo tweet long di ieri sera, perché si sono allenati così poco, principalmente perché lui non riceve, lo anticipiamo un po' qualcosa, non ricevendo il corrispettivo monetario che gli era stato promesso e avendo la propria compagna di vita incinta. Tra l'altro auguri a Ciapapi, dovrebbe nascere verso novembre, e deve mantenersi in qualche modo, e quindi sostanzialmente faceva altro lui, così come anche gli altri ragazzi cercavano di fare altro durante il giorno, e non potevano sostanzialmente quasi mai allenarsi. E come, cioè, cosa gli vuoi dire? Come dargli torto in situazioni di questo tipo? Quindi diventa veramente complesso e complicato riuscire a fare qualcosa. C'ha padre, sì, esatto. Tra l'altro si chiama Ciapapi, quindi voglio dire, va bene anche il suo così. Nickname rientra anche così, Ciapapi. Probabilmente la sua figlia o figlia, ora non mi ricordo se l'aveva specificato il sesso, lo chiamerà direttamente Ciapapi. Ciao Papi, perfetto, già pronto. E ora ci ritorniamo ovviamente ai Gaia e al tweet di Ciapapi. Volevo un attimo rivedere, magari anche, cioè non rivedere, analizzare un attimo insieme a te anche il discorso adesso di Outplayed contro Axolotl. Questa partita è fondamentale, perché non sarà solamente, cioè non deciderà solamente quale di queste due squadre andrà in finale a giocarsi il titolo del Summer Split 2021 del PG Nationals, ma soprattutto chi vince va alle Masters. Esattamente, la più importante competizione europea di League of Legends per le squadre che non stanno in LEC. Quello è un altro livello, sono quelli stanno sopra, quindi non ce ne frega più di tanto, ma per i comuni mortali l'European Masters è la competizione più importante di tutte, che ogni squadra di una Lega Nazionale vuole andare a giocare, vuole andare a disputare. Per gli Axolotl sarebbe la prima volta, per gli Outplayed sarebbe invece la seconda volta. No Sisma, ti rispondo subito, non si sa ancora quando inizierà l'EU Masters. Ho controllato fino all'altro ieri proprio insieme ad Andrea, ancora non si sa, ma ci siamo fatti un conto con Andrea che indicativamente dovrebbe essere comunque fine agosto inizio settembre, in modo da finire praticamente subito prima dell'inizio dei Worlds sostanzialmente. Quindi credo che nella settimana del potrebbe iniziare nella settimana o del 16-21 agosto o nella settimana del 23-28 agosto. Poi durerà un mese circa, quindi da quella settimana, considerato un mese, quindi verso il 20 settembre dovrebbe aver finito. Chi invece, Andrea, è già qualificato all'European Masters sono i Machuco, e io voglio dire solo due numeri. Non solo il fatto che per i Machuco si tratta della seconda qualificazione consecutiva all'EU Masters in due split disputati, quindi due split disputati, due top 2 e quindi due qualificazioni all'European Masters, ma voglio aggiungere una cosa importantissima: il trio di coach o comunque di elementi, ecco, di elementi rimasti, sto parlando del coach Dress to Kill, dell'esports manager dei Machuco Andrea Planamente Corax, dell'ex giocatore oggi strategic coach Raresh Riccardo Tata. Signori, questi tre elementi sono la quarta qualificazione consecutiva per l'European Masters.
Spring e Summer 2021, entrambi con i Machko. Spring e Summer 2020, entrambi con i Raccoon. Ora, questo è uno di quei chiari esempi, non so se sei d'accordo con Andrea, per cui lo staff è chiaramente differenza. Più importante dei giocatori e fa la differenza, perché qua stiamo parlando di tre elementi che nell'arco di 4 split hanno cambiato giocatori, tanti giocatori, hanno cambiato addirittura org, eppure sono tutti ancora lì in Europa all'European Masters. Sono il classico esempio di come si fa la differenza e di come la qualità a lungo andare paghi, non solo a lungo andare, paga nel lungo periodo, perché quattro qualificazioni consecutive vogliono dire qualcosa, perché quello che si è visto dei Machko, voglio dire, i Machko sono anche riusciti a creare un team, io ho visto Nasus bannato in competitivo grazie ai Machko, è stata una bella cosa da vedere, Nasus bannato per 3 game di fila. E comunque non lo tieni, perché poi quello è il problema. Non lo tieni. Sì, okay, adesso ha un nuovo pick Nasus, che quindi diventa un nuovo ban, ok, un nuovo ban, ma non lo tieni comunque. Ora, io non so come andrà a finire, ricordo che durante nel pre-show della finale del 7 agosto verrà anche rivelato chi è l'MVP di questo PG Nationals. Ricordo però, attenzione, MVP che è limitato solamente ed esclusivamente alla regular season, quindi qualsiasi cosa succeda in playoff non c'entra nulla per l'MVP. Detto ciò, io credo che sicuramente Cybex sia uno dei quelli dei candidati favoriti alla vittoria. Così Andrea, come l'intero roster dei Machko probabilmente. Possibile, potremmo anche avere tre membri di Machko, io non lo so sinceramente, non abbiamo ancora i dati, ovviamente lo sapremo tutti in realtà poi direttamente durante la finale, nel pre-show della finale. E il tuo? Che se tutto va bene sarà comunque il mio, in realtà il mio non lo posso rivelare perché io ho partecipato alla votazione, quindi non posso spoilerare nulla. Quindi no, mi dispiace, me lo tengo per me, per ora me lo tengo per me sicuramente, anche se l'hai già detto sicuramente non lo so, ma allora sicuramente se io devo andare a vedere comunque in generale guardando i numeri e tutto, sicuramente quelli più indicati per prendere il titolo di MVP secondo me sono sicuramente tanti mid laner, perché probabilmente Sebex, The Aist e Royson degli Axolotl, e poi probabilmente in mezzo entrerebbero pure Click, entrerebbe pure Raido, Lotus, entrerebbe Lotus, giocato benissimo davvero, cresciuto tantissimo, Stemboss sempre solido, insomma sono veramente tanti quelli che in realtà io l'ho anticipato fin da tempo, l'avevo detto fin da tempo. È difficile quest'anno capire chi effettivamente potrebbero essere gli MVP di questo, chi potrebbe essere, cioè gli altri anni era più facile gli altri split indicare quell'unico giocatore che dicevi no, è lui, cioè no, non ci sono gli altri, secondi, terzi, quarti se la possono giocare quanto vuoi, ma ce n'è uno che può essere MVP. Quest'anno invece, e io per primo, mi sono trovato in grande difficoltà sinceramente nel trovarlo. Scorso split ad esempio era Seaboy, scorso split era Seaboy, ma su tu, cioè non c'erano dubbi che dovesse essere Seaboy, e Seaboy è stato. Lo split precedente ancora Swairo? Mi sa di sì. Potrebbe essere, non mi sto ricordando se è stato premiato Swairo, mi sto ricordando Summer scorso che è stato premiato, forse Swairo, ma potrei sbagliarmi. Lo split prima era Gabbo su tutta la linea, non c'erano dubbi di nessun tipo, assolutamente no. Insomma, veramente tante cose. Non so, scorso split sup di Romulea. Potrebbe sono essere. D'accordo, però infatti scegli tu forse support dei Romule, magari lo conoscevi? Chissà chi era. Bene, allora Andrea, quindi gli appuntamenti li abbiamo detti, ripeto, 3 agosto che è
martedì prossimo, sì. 3 agosto che martedì semifinale prossimo, Outplayed contro Axolotl. Sì, esatto. Outplayed contro Axolotl, che abbiamo un sub nel frattempo. Lilith, grazie, anzi ti faccio ringraziare da Andrea perché lui il ecco, infatti, no, perdonami. Questo sono io il ringraziatore ufficiale, devo fare io i ringraziamenti. Grazie Lilith per il sub, grazie per i 5 mesi, bentornata. Esatto. E perdonami se ti ho, l'ho visto lì sulla chat, l'ho visto lì e sono partito, ho detto non lo devo fare più, promesso, non lo faccio più. E a parte questo, a parte gli scherzi, appunto, 3 agosto, martedì prossimo, finale di Loser Bracket Outplayed contro Axolotl, ti ripeto, non solo chi vince si gioca il titolo contro i match con finale il 7 agosto, ma sarà anche la seconda squadra italiana che andrà all'European Masters. Poi ovviamente chi vincerà la finale sarà quella che partirà direttamente dal main event, chi invece non la vincerà, quindi sarà la seconda, partirà dal play-in. Detto ciò, tra l'altro... Detto ciò, ti fermo un secondo solo. Un attimo solo, vai. Perché c'è, cioè, Kindred Maxi che è geloso e dice vabbè che Lilith si può anche non ringraziare, però vorrei solamente fargli notare come Lilith ha fatto il sub nell'istante in cui Deogemo ha parlato del fatto che il 3 agosto ci sarà la semifinale. Il 3 agosto che ovviamente è il mio compleanno e quindi è per questo che l'ha fatto. Ah, ecco perché. Quindi ricordiamoci il 3 agosto tutti quanti di fare gli auguri ad Andrea, mi raccomando. Esatto. Non dimentichiamolo questo, che sarà importantissimo e fondamentale. Lo volevo sottolineare l'ultimo puntino, diciamo, in questo, per quanto riguarda i Machko, che potrebbero essere la seconda squadra nella storia del PG Nations a conquistare due split consecutivi, tra l'altro anche in questo caso nello stesso anno, proprio del PG Nations, ad arrivare a due titoli. L'unica squadra che fino a ci è riuscita sono stati i Campus Party Sparks nell'anno solare 2019, vincendo sia Spring che Summer. Andrea, lascio a te. Lascia a me e si è sentito il vuoto. Ah no, Sisma, perdonami. Sisma, grazie per il sub, scusami, non stavo guardando. Grazie mille per il sub, grazie per il sostegno al canale, Sisma, grazie ancora. Sisma, perdonalo, Sisma. Mi sono emozionato. Aldo è emozionato, abbiamo parlato del suo compleanno, quindi ci sta, dai, però grazie ancora, Sisma, ci mancherebbe. Allora, detto ciò, io volevo dire appunto, no, l'ho detto in realtà questo, direi che possiamo passare un attimo al TL di, al tweet longer di Ciapapi. Ora, che cosa significa tutto questo? Cioè, dobbiamo un attimo partire a fare un passo indietro. E lo scorso promotion tournament, tra le squadre partecipanti all'Open Tournament, l'ultimo tra l'altro, di un certo, cioè, l'ultimo open, perché poi da questo split invece già abbiamo il Proving Grounds, quindi abbiamo tutto abbiamo tutto un sistema di qualificazione a tornei, e quindi è un percorso un po' più lungo, non c'è un open tournament così al volo, è una serie B vera e propria sostanzialmente, ed è solo tramite quella che ci si può qualificare per l'edizione successiva del PG Nationals. E al promotion tournament scorso appunto salgono i Gaia, vengono eliminati sia i YDN che i Romulia, e salgono i gli YDN erano già stati eliminati, dato uno indietro, e vengono eliminati Romulia e l'altra, vabbè raga, mi verrà, lo vado a prendere al volo, e i K9, ecco come si chiamavano, scusate, i K9, e passano, rientrano gli Outplayed, clamorosamente, per chi non se lo ricorda, lo scorso split erano rimasti indietro e salgono, appunto arrivano questa nuova organizzazione dei Gaia Esports, nuova organizzazione che in realtà inizia subito a far parlare di sé. Io voglio fare un attimo di, Andrea perdonami, faccio un attimo di recap perché magari molti non sanno tutta la storia. Inizia subito a far parlare di sé perché avrebbe dovuto avere in realtà un roster diverso, un coaching staff diverso, si vociferava ad esempio addirittura di Ferrecton, poi così non è stato perché le cose magari non si sono incontrate, però diciamo che già faceva parlare di sé perché al suo interno si vociferava della presenza di determinati personaggi che già in passato con altre realtà
parlo dei GG Esports, non aveva fatto il... non si era comportato benissimo, a quanto dicevano in molti, ecco, quindi era uno di quelli che dalla community veniva messo, era stato subito messo in, sotto la lente di ingrandimento, ecco, mettiamola così. Sta di fatto che poi in realtà questa persona venne successivamente allontanata, pensa, ok, tutto a posto, tutto ok, quindi abbiamo risolto tutto, siamo tutti tranquilli, sicuramente risolviamo quello che c'è da risolvere senza problemi. Il roster viene sistemato, al promotion partecipa, tra l'altro avviene un cambio poi in realtà tra il promotion e il PG Nationals vero e proprio, perché al PG Nationals gioca Creon, no qua sì, sì, giusto, al, gioca, al promotion gioca Creon, gioca al promotion gioca Creon, gli altri invece non già Creon e Bravado, gli altri invece, gli altri tre, Lundorf, Robin e Chababi, erano già presenti nel promotion. Creon e Bravado che poi vengono sostituiti per l'inizio del campionato vero e proprio del PG Nationals. Creon viene sostituito da Enz, mentre Bravado viene sostituito da da Angry Panda, supporto greco già conosciuto, l'abbiamo visto anche in Italia. Enz manco a parlarne perché comunque lo conosciamo benissimo. Il Robin un altro che conosciamo, diciamo i due elementi nuovi erano Lundorf sicuramente e Chababi. Cos'è che succede nel frattempo, ovviamente, che poi comunque il split inizia anche abbastanza bene per i Gaia, però mano a mano si va avanti, insomma inizia a esserci questa figura abbastanza ingombrante dell'owner dei Gaia, Stefano Bernardi, se ho memorizzato bene il nome, che nel suo tweet longer Chababi chiama come Uncle Spud, perché è il suo nickname, lo potete cercare anche su Twitter, Spud, scritto Spud, S-P-U-D, che insomma diventa una figura ingombrante anche a livello social. A livello social perché sinceramente a un certo punto bisticcia, per usare un eufemismo, con Veteran, che è uno dei più importanti e seguiti analisti della scena di League of Legends europea, ma non solo, a livello mondiale, e litiga con bisticcia con lui perché questo Veteran comunque inizia a dire che se ne esce con un tweet già inizialmente dicendo: nonostante l'organizzazione sia una montagna di merda, parole sue, cito, finché ci va bene lo possiamo dire, abbastanza carino. Meno male, anche se non siamo in fascia protetta, ma esiste su Twitch la fascia protetta? Questa è una domanda molto interessante che credo che Twitch potrebbe anche interessare, ecco. Credo che vada da mezzogiorno a mezzogiorno la fascia protetta di Twitch, finché non mettiamo una piscinetta è sempre tutto fascia protetta, tutti gli streamer. Giusto. Ah, sì, esiste, dice Kinder Max, esiste. Detto ciò, appunto, proseguendo con questo riepilogo, di tutta risposta, sostanzialmente, l'owner di Gaia mostra la screenshot del proprio account PayPal, in cui si trovano in quel momento più di 100.000 euro. Come per dire, guardate che i soldi ce li ho, quindi non ci saranno assolutamente problemi in questo roster. Roster che però nel frattempo, dove era nato anche tutto questo? Era nato anche dal fatto che nel frattempo, dopo non ricordo quanto sinceramente, forse uno o due partite, improvvisamente i Gaia annunciano che il siluramento, proprio vengono licenziati, licenziamento praticamente, di gran parte del coaching staff. Quindi era partito come organizzazione, era partita comunque con ci staff anche molto nutrito, analyst, coach, strategic, mental, insomma un sacco di roba, e improvvisamente si decide che sono troppi e vanno licenziati. Diciamo che molti iniziano a comprendere che probabilmente non verranno pagati, iniziano a dire probabilmente non verremo pagati, quindi meglio che ce ne andiamo noi. Così fa il social media manager, così fanno altri dello staff, che insomma iniziano ad odorare che qualcosa non sembra andare per il meglio. Quindi diciamo che per evitare qualsiasi problema, alcuni vengono licenziati, altri salutano direttamente e dicono arrivederci e grazie alla prossima.
In tutto questo i giocatori ovviamente, come vi ho detto, vengono quasi lasciati, abbandonati, rimane solo Trick praticamente come coach, e cercano di fare il possibile. Nel suo tweet longer appunto Chavavi racconta tantissimo di quello che sembra essere, racconta la sua versione dei fatti, il fatto che comunque lui aveva chiesto ed era stato scritto anche nel suo contratto che sarebbe dovuto essere pagato il primo di ogni mese, sia per giugno che per luglio. Consideriamo che praticamente PG Nations dura praticamente 2 mesi, quindi quello sarebbe stato. Nonostante invece l'owner, cioè l'organizzazione dei Gai, aveva proposto invece dei contratti per cui i pagamenti sarebbero stati effettuati in due tranche, la prima il 15 di luglio. La seconda invece, bravissimo Andrea, nel frattempo sta mostrando il tweet longer, il primo il 15 di luglio, il secondo il 15 di agosto come pagamenti. Quindi per, diciamo, 15 luglio, perché così siamo arrivati alla fine della regular season, il 15 agosto, perché giustamente se lo split finisce il 7, aspetto che finisce tutto e poi vi pago tutti quanti a conclusione il 15 agosto. Solamente Cevavi invece aveva chiesto di essere pagato il primo di ogni mese, quindi il primo giugno e il primo luglio, perché aveva delle scadenze economiche particolari, ci mancherebbe, e quindi aveva necessità di ricevere i pagamenti in precedenza. E in tutto questo cosa succede secondo il racconto di Chavavi? Che in realtà fino a questo momento, quindi fino a oggi 30 luglio, poi non sappiamo se qualcosa cambierà, fino a oggi 30 luglio lui ha ricevuto solo la prima tranche di pagamenti, quindi la seconda non l'ha ricevuta, mentre tutti gli altri giocatori e staff, bla bla bla, nessuno ha ancora ricevuto un euro né una somma assolutamente. Ma non è solo questo il discorso, perché non è l'impressione, ve lo dico tranquillamente perché ho l'impressione dei giocatori, comunque già da qualche settimana era che avevano già ben capito che in realtà non riceveranno nulla e mai da questa organizzazione, quindi che non verranno rispettati i contratti e i patti scritti. Non stiamo parlando di accordi verbali, stiamo parlando di patti scritti. La cosa interessante in tutto questo è anche che addirittura, secondo il racconto di Chapapi, l'owner di Gaia avrebbe detto a Chapapi, non ti pago, cioè io non ti pago finché tu non mi crei dei contenuti video per una masterclass. Cioè l'idea dell'organizzazione Gaia era praticamente di fare un percorso parallelo oltre al team esports, il percorso parallelo che sarebbe dovuto praticamente essere una serie di un portale di video in cui gli utenti pagano per vedere video di spiegazioni, di coaching su per quanto riguarda League of Legends, ovviamente, e Chapavi avrebbe dovuto contribuire a questi video, quindi doveva realizzare, scrivere, creare, realizzare, modificare e poi caricare questi video su questo portale. Cosa che ovviamente non era scritta assolutamente nel suo contratto, secondo quanto dice Chopin. Quindi è chiaro che già stai, non solo non stai mantenendo fede a quello che era stato scritto nel contratto, cioè che avresti dovuto pagare i giocatori entro una certa data, ma soprattutto gli stai addirittura chiedendo di fare cose in più che non erano state scritte da nessun'altra parte. Non è chiaro, io dico sinceramente, parlai con l'owner, ho parlato con l'owner di Gaia subito dopo il fatto che alcuni si erano già stati i primi rumor su qualcosa che non stava andando, quando sostanzialmente era stato, perché anche già quando era stato mandato via Creon per prendere Enz e Angry Panda, già all'epoca in quel momento si erano creati degli attriti, perché Creon diciamo che non l'aveva presa benissimo su come fosse andata, ecco, sul fatto che fosse stato direttamente benciato come se nulla fosse. Parlai con lui mi disse che insomma aveva anche altri progetti. Poi a quanto pare però, quando è stato deciso di licenziare sostanzialmente gran parte del coaching staff, questo era avvenuto proprio perché gli altri progetti non erano partiti e quindi l'organizzazione aveva dovuto rivedere in un certo senso, perché gli altri progetti avrebbero dovuto praticamente finanziare la parte competitiva, e una volta che non erano partiti quegli altri progetti, diciamo che l'organizzazione ha deciso un attimo di rivedere tutto quanto quello che è successo. Solo che
io lo dico qua, forse da ignorante, sono ignorante, non lo so, il tempo ci dirà chi avrà avuto ragione oppure no. Se tu stai facendo, cioè fai partire una cosa del genere, dovresti considerare, cioè quando io parto con un'idea devo mantenere quell'idea fino alla fine dello split, e sicuro non posso modificare quest'idea nel momento in cui improvvisamente, tra l'altro così da un giorno all'altro, decido no, a metà split questa cosa mi va più bene, cambio tutto, così non si può andare avanti. Ci vuole programmazione, quello che dico sempre. League of Legends non è semplice come eSports, ce lo sappiamo, mettiamocelo in testa, non è semplice da un punto di vista di fatturare, cioè è difficile monetizzare League of Legends. Proprio per questo motivo ci vuole programmazione, ci vuole realmente un qualcosa, cioè se tu vuoi fare altri progetti, falli, ci mancherebbe, ma devono partire prima, deve essere tutto programmato in un certo modo, ci vuole programmazione a lungo termine su League of Legends, altrimenti non funziona e non funzionerà mai. Detto ciò, purtroppo il racconto di Ciapapi continua col fatto che lui continua a chiedere informazioni all'owner sui pagamenti, quando verranno, guarda che mi devi pagare, l'owner per, addirittura per settimane, come si dice spesso, legge e non risponde, fa finta di non esistere, quello che in inglese viene chiamato ghosting, quindi qua, praticamente come se si diventasse un fantasma, non si esiste più, non si risponde più a nessuno. Sostanzialmente, per il racconto di Ciapapi, io, premessa che non ho fatto ma che mi sembra ovvia, noi stiamo parlando del racconto di Ciapapi, che può essere assurdo quanto vogliamo, può essere orrendo quanto vogliamo, ma si tratta comunque sempre di una campana, e a me hanno sempre insegnato che bisogna ascoltare sempre entrambe le campane. Però è giusto, per dovere di cronaca ovviamente, riportare intanto la campana che abbiamo. Ognuno si farà le sue considerazioni, ci mancherebbe. Aspettiamo, ovviamente, si spera il prima possibile, anche una di ascoltare l'altra campana, una dichiarazione da parte di Gaia, qualcosa, perché il fatto che, cioè, non dimentichiamo, vorrei sottolineare che, ad esempio, questo, il racconto di Ciapapi è addirittura finito stamattina anche su eSport Maniacos. eSport Maniacos è uno dei più importanti portali di lingua spagnola, che non significa solamente Spagna, significa anche tutta l'America Latina. Quindi da stamattina, tra America Latina e Spagna, ma comunque anche a livello internazionale, perché Sport Mania è un sito che è seguito a livello internazionale perché porta sempre tanti scoop, ci lavorava Pablo Suarez, ci lavora ancora Just, insomma è molto importante come portale, è seguitissimo da tutti. Quindi gran bella figura di merda che in questo momento abbiamo fatto noi italiani, come scena italiana, agli occhi del mondo. Grazie e complimenti. Però detto ciò, ripeto, è solamente la lettura di la versione di Ciapapi. Spero vivamente che avremo qualcosa di ufficiale successivamente. Ripeto, anche gli stessi, se volessero mai tutelarsi come organizzazione, dovrebbero in qualche modo rispondere a queste accuse che gli vengono mosse. Il fatto è che quanto è facile rispondere, dimmi, come organizzazione. Probabilmente è difficile rispondere come organizzazione, in quanto non ci sono modi per rispondere correttamente, almeno da quello che sembra, perché comunque le notizie che vengono sono sempre da una parte, e quindi, però non ci sono risposte di nessun tipo. Anzi, Kindred ci chiede dalla chat, no, non possono andare per vie legali, e Fox invece ci dice che secondo lui un po' di colpa l'ha anche PG. Allora, separiamo queste due domande, sicuramente. Non posso andare per vie legali. Certo che posso andare per vie legali. Il problema è che noi abbiamo un problema in Italia. Cioè, io mi metto nei panni di un giocatore che non riceve 800, 1000, 1500 euro, che dovrebbe innescare una causa, da far partire una causa contro la propria organizzazione che non ha mantenuto il contratto. Quanto gli costa, cioè, in Italia, perché il problema è il sistema legale italiano, che è malato da questo punto di vista, che non funziona assolutamente. Per un giocatore quanto gli costa far partire una causa, pagare un avvocato per 1500 euro che rivedrà forse quando finirà la causa fra 5, 6, 7 anni? Cioè, è molto complicato questo, cioè, si può andare per vie legali, ma è molto complicato, ed è su questa
questo malanno del sistema giudiziario italiano, che ovviamente vanno a giocare personaggi come org, come quella dei Gaia, o come è già successo in altre org. Infatti è una cosa che si dovrebbe cercare di risolvere non con avvocati, ma con l'intervento di PG, di Riot. Lo staff è ancora peggio. Cioè, lo staff ancora prendono meno di 300. Pensa uno dello staff che prende meno di 300 euro e magari deve pagare un avvocato per 5-6 anni, quelli che sono. Gli deve, quanto, cioè, un avvocato che fanno? Gli devi dare almeno. No, non dico che gli deve dare. Ma. Cioè, ti segue la pratica per 5-6 anni, che fa? 2.000-3.000 euro non glieli devi dare? E per poi rivedere 300 euro fra 6 mesi? Sì, fra 6 anni? E non ne vale la pena. Magari fra 6 mesi. E purtroppo è su questo aspetto che comunque vanno a giocare poi le orghe, che dicono: sì, ma tanto io gli dico che li pago, poi non li pago, tanto anche se poi mi denunciano, ne parliamo poi fra 6 anni, e che poi fra 6 anni magari li pago, chi se ne frega, li paga Oppure fra cade in 6 anni. prescrizione. Oh, cade in prescrizione, cioè, cose pazzesche. Voglio dire, da questo punto di vista bisogna crescere tantissimo. I giocatori devono crescere tantissimo. Secondo me deve crescere soprattutto, anche se costa ovviamente un po' di più, ma deve crescere tanto l'affidarsi a un agente. È il next step per i giocatori, perché un agente riesce a tutelare i giocatori e riesce ovviamente poi a sbrigarsi tutte queste cose. Può sbrigarsi tutte queste cose perché il giocatore deve pensare solamente, deve pensare solamente. Ciao Dife, grazie per il raid nel frattempo. Un giocatore, Andrea, deve purtroppo cercare di pensare solamente a giocare. Cioè, diciamolo, perché poi questo è il problema che è successo ai Gaia. Non avendo nessuno che potesse occuparsi di questo, che potesse togliergli la castagna dal fuoco, nel senso potesse togliergli quello che esattamente c'era. Ciao, ciao, anzi qua, scusa. Ciao Dife, grazie. Bella. Ti ringrazio Diventa anch'io, complicato chiaramente, a che quel poi non me lo punto fanno riuscire fare. ovviamente a. Giù, scusami, sì, Grazie, mi sono preso la Diffie. libertà, che è loco. Ma puoi farlo, sei libero. Anche tu sei a casa oramai, Conoscendolo. quindi. No, 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 ma ci mancherebbe. Oppure Dark Bernie abbiamo. Abbiamo pure un Dark Bernie. Buonasera, Dark. O Bernie, in realtà. Poi l'altra domanda, ovviamente, invece era: ma che era quella di Fox. Ah, che immunità di colpa ce l'ha anche PG. Qui è molto delicata la cosa, cioè ha della colpa, delle responsabilità. È complicato perché la mia risposta sarebbe, la mia prima risposta istintiva sarebbe sicuramente sì, ha delle colpe perché non ha vigilato. Io poi però uno deve fare un attimo un passo indietro. Ma PG Esports ha la facoltà, ha la possibilità di vigilare su questo tipo di, cioè, ovviamente può indagare qualsiasi cosa, e cosa può tuttora fare? Sicuramente può indagare, ma io voglio sempre ricordare che comunque PG, ad esempio, non è un, cioè, non decide mai nulla da sola. PG raccoglie tutto quello che, per quanto riguarda, ovviamente può decidere tutto sul calendario, sui limiti del possibile, nel senso nei limiti delle altre competizioni Riot, su tante altre cose decide da sola, sull'organizzazione, il format che bisogna avere, ci mancherebbe. Però su questo tipo di cose che vanno sul legale, sul giudiziario, sulle accuse, non pagamenti non fatti, quello che può fare PG in questo momento è sicuramente di raccogliere tutte le prove e presentare il tutto a Riot. Come è già successo, cioè, non so se lo sapete, ma tutte le decisioni prese da un punto di vista disciplinare negli anni passati, è successo con i GG Esports, è successo con altre realtà negli anni. PG Esports raccoglie tutto e propone, porta a Riot, proponendogli a Riot anche un'eventuale punizione. Cioè, noi pensiamo che si possa fare così per punirli, che si possa fare così come per dargli questa sanzione. Poi è Riot però a dire:
questa cosa nel nostro sistema si può fare, questa cosa nel nostro sistema non si può fare. Io mi ricordo l'anno scorso mi andai a informare, ad esempio, per quanto riguarda i GG Esports, quando si decise, perché inizialmente si decise non potranno utilizzare dei ban, se non ricordo fu la prima punizione contro i GG Esports, le squadre italiane si lamentarono. Allora PG ritornò con il reclamo delle squadre, le altre squadre, ritornò da Riot e disse: guarda, non va bene, effettivamente forse dovremmo calcare un po' di più la mano. E le squadre, ad esempio, volevano che venissero tolti dei punti ai GG Esports o altri tipi di sanzioni, ma Riot disse chiaramente: questa cosa nel nostro sistema di regole disciplinare non si può applicare, non si può fare. Quindi o si fa così o si tolgono le vittime o si danno delle sconfitte a tavolino, punto. Non c'è questo, c'è questo o c'è questo. Quindi è ovvio che PG, io so che PG ha raccolto e sta continuando a raccogliere tutto il materiale che serve, che poi ovviamente porterà a Riot e si vedrà insieme a Riot quali saranno le cose che si possono fare. Ora poteva fare qualcosa prima? Al volissimo. Difficilmente, perché comunque... Dimmi. Al volissimo, sì, dimmi. Perché così magari ti sciogli un pochino, magari ti nervosisci troppo con tutte le ragioni del mondo. Allora, innanzitutto c'è una domanda di Rove, dalla chat, che ti chiede: come fa Deogem a restare così bello ogni qualvolta che lo vedo? Questo, caro Rove, ce lo chiediamo tutti quanti. Metto la crema Yves Rocher alla barba. E poi invece chiede Maxi, metto la crema Yves Rocher alla barba. Maxi, non possiamo fare pubblicità. Yves Rocher, comprate la consiglia alla barba di Deogem. Kindred Max invece ci dice: quantomeno si meriterebbero l'esclusione dai prossimi split. Questa cosa non è che andrebbe a colpire troppo la società, o meglio, sì, ovviamente andrebbe a colpire la società, ma andrebbe a colpire soprattutto i giocatori, che magari di colpe non ne hanno. No, verissimo. Noi abbiamo un precedente simile con recente, tra l'altro, con i NIP, se non ricordo male, sì, erano i Ninja in Pyjamas, che in una, anche se era una serie inferiore, se non ricordo male, dell'Altelia Masters, forse, comunque una serie inferiore della serie scandinava, ora devo andarlo a rivedere, ma vado un attimo a memoria, lì poi a solito raccolta prove è intervenuta Riot, ha dato ragione ai giocatori che effettivamente non erano stati pagati e quindi ha escluso i NIP, se non ricordo male, dando lo slot in pratica in quel momento ai giocatori, dicendogli: guardate, lo slot in questo momento è vostro, cercate una nuova organizzazione o disbandate, fate quello che volete, costringendo tra l'altro, anche se non sbaglio, i NIP anche a pagare e rimborsare i giocatori. Qui bisogna capire se avverrà tutto. Io prima stavo anche... Non si gioca solo per i soldi, no, certo Andrea, ovviamente non si gioca solo per i soldi. Si gioca anche per ottenere quello slot. Cioè, lo slot l'hanno guadagnato i giocatori, sarebbe giusto che rimanesse a loro, che avessero almeno l'opportunità di trovare magari un'altra organizzazione interessata a mantenerli e a investire su di loro. Stavo dicendo anche un'altra cosa prima. Poteva fare qualcosa prima PG Esports all'inizio? No, questo no, invece, sinceramente, perché comunque quando tu hai un sistema open, di ingresso open, cioè un open qualifier, lo giochi, se lo vinci vai avanti, fai il promotion, se vinci quello sei dentro, è difficile fare selezione all'ingresso, verificare se ci sono determinati requisiti. Secondo me è un qualcosa che andrebbe aggiunto, cioè il fatto che PG, però non so se questo a livello legislativo si può fare, legislativo disciplinare si può fare, io non so se questa cosa si possa fare. Se si può fare, è sicuramente una cosa che probabilmente andrebbe introdotto da parte del tournament organizer, ovvero che appena arriva una nuova squadra, appena entra una nuova squadra nel mio campionato, la prima cosa che io voglio fare, tournament organizer, per assicurarmi che venga mantenuta l'integrità della competizione, che venga mantenuto alto il livello della qualità delle organizzazioni, non da un punto di vista competitivo ma da un punto di vista di serietà che mantiene la Lega, anche perché poi la brutta figura la fa la Lega, la fa la scena italiana, la fa lo stesso tournament organizer, e insomma ci sono tutte queste
discorsi che si possono fare, secondo me andrebbe introdotto un qualcosa che tu entri, sei una nuova realtà che entra nel mio campionato, benissimo, io ti faccio le pulci, se si può fare, ripeto, io non so se è una cosa che a livello legislativo io posso fare, io non so se una società privata che organizza un torneo di un esports non riconosciuto, cioè perché poi è sempre quello il problema, può andare a chiedere a un'organizzazione che entra lì dentro, che diventa un accordo fra privati sul fatto io vengo qui, tu fai, io vengo nella tua lega, tu, io ti controllo, io non so se si può fare, ma se si può fare secondo me è qualcosa che andrebbe sicuramente fatto, perché io ti faccio le cose, si può fare, io ti faccio le pulci e devo controllare tutto, e se tu non rispetti determinati standard, determinati requisiti minimi, tu anche se hai conquistato l'accesso non entri, cioè se l'hai conquistato sul campo da me non entri. Bravo esempio, io non so se anche nello sport tradizionale succede nel calcio una cosa del genere, no, perché poi è capitato tantissime volte che poi si arriva a metà campionato. Cioè, voglio dire, un esempio, anche con l'Inter, per 2-3 mesi l'Inter non ha pagato gli stipendi ai giocatori. Ma non è che qualcuno inizialmente gli ha detto, che ha fatto le pulci, gli ha detto, ma tu sei sicuro che gli vuoi pagare gli stipendi? No. Quindi, voglio dire, ci sono tante cose che non vanno. Però anche, c'è anche una cosa, un aspetto positivo in tutto questo. Perché il fatto di aver introdotto una serie B e addirittura una serie C è sicuramente un disincentivo per tutte le organizzazioni che vorrebbero provare a scammare i giocatori, perché adesso tu per arrivare al PG Nationals non basta che fai un mese di promotion, ti prendi i giocatori più forti, entri al PG Nationals e poi non li paghi, perché adesso la cosa cambia, adesso devi iniziare dal circuito tormenta, farti più tornei che quindi praticamente farti, intanto devi fare uno split senza essere al PG National, devi fare intanto uno split nei vari tornei del circuito tormenta, rientri tra le prime quattro, benissimo, vai in Serie B, vai nel Proving Grounds, ti devi fare un altro split per arrivare al PG National. Quindi questo è un disincentivo enorme a tutte quelle organizzazioni che magari vogliono provare a scammare i giocatori. Scammare, magari per chi qualcuno lo conoscesse, significa semplicemente che prendo dei giocatori promettendogli di pagarli e poi non li pago. Cioè, questo è lo scamming. Fregare, diciamo. Sì, Fox, rimane il fatto che si possono comprare gli slot, però parliamoci chiaro, se io mi vado a comprare uno slot, cioè, gli slot del PG Nationals, se prima costavano 5, no, anzi, se prima costavano 2, 3, 4k, so che uno degli ultimi slot comprati è stato comprato anche a 6k, ve lo posso confermare tranquillamente, o comunque intorno a quella cifra, se tu gli hai messo anche serie B e serie C, il valore di uno slot in PG Nationals aumenta ancora di più, perché cioè, più è lungo il percorso anche temporale che io devo fare per arrivare al PG Nationals, più ovviamente cresce il valore che quello slot all'interno del PG Nationals è la massima serie A. Quindi se questo, quel valore dello slot adesso, se adesso deve, un org vuole comprare uno slot del PG Nationals e non gli basta spendere 2, 3, 4k, 5, 6, gliene serviranno 7, 8, 9, anche 10 volendo. Soprattutto se quella squadra è sicura di avere il posto, avere lo slot, e non è nel promotion che deve riguadagnarselo. Così come si possono vendere gli slot della Serie B. Sì, certo, anche gli slot della Serie B si possono vendere, ci mancherebbe. Però, sinceramente, lo slot della Serie B, cioè, il discorso è che se io ho i soldi per comprarmi uno slot che sia nella Serie B o che sia nel PG Nationals, significa che ho anche i soldi per pagare i giocatori, perché cioè, chiariamoci chiaro, i Gaia non hanno speso un centesimo per arrivare nel PG Nationals e per finirlo, perché finora hanno speso la prima tranche di pagamenti per Ciapavi praticamente, poi per tutto il resto non hanno speso zero. Questo allora Spocchia, io Andrea, poi ovviamente se ci sono altre domande rispondo solo all'ultima di Spocchia, poi se ci sono altre domande magari me le recuperi tu, perché mi sono un po' perso io dal leggere la chat, però rispondo al volo qua. E perché certo. Spocchia giustamente chiede, il proprietario dei Gaia incasserà quindi tot non pochi per lo slot quando non ha pagato, oppure PG dirà vendi lo slot e ti obbligo a pagare i player? Questo è allora, non è che
dal PG, cioè, non pensate che il PG Nationals ti paghi chissà quanto, eh? Non pensate che il PG Nationals ti paghi, si guadagni così tanto col PG Nationals. Magari l'idea dei Gaia era: entro al PG Nationals, mi faccio i soldi del PG Nationals, saluto, arrivederci, grazie. Ma non è così che funziona. No, in realtà c'era anche perché l'idea c'era anche l'idea del facciamo un portale con tutte le varie guide, in cui, insomma, quello di cui parla Ciapapi. Avevano altri modi. E magari puoi anche vendere lo slot, ci mancherebbe, si potrebbe anche fare così. Però attenzione, perché Riot, non PG, Riot ha il potere, questo sì, lo so, perché Riot ha tranquillamente il potere di prendere lo slot, cioè di dire a una squadra: questo slot non è più tuo, io ti escludo, quindi non possono manco venderlo, quindi io te lo tolgo. Quello slot non è più tuo, lo slot o diventa free o diventa dei giocatori che devono trovare una nuova organizzazione. Si potrebbe tranquillamente fare che Riot vai dai giocatori e dice: guardate, lo slot è vostro per 30 giorni. Entro questi 30 giorni o trovate una nuova organizzazione sotto cui competere e quindi continuare a giocare all'interno del PG Nations, oppure si disbanda tutto, lo slot diventa a disposizione di una squadra in più che arriverà dal promotion. Si rivesca una squadra in più dal promotion senza problemi, tranquillamente. Quindi ci sono tante possibilità che si possono fare, però ripeto, non è una cosa che si può fare istantaneamente, perché bisogna fare delle indagini, raccogliere prove, raccogliere tutto quello che c'è, si raccoglie tutto il possibile, lo si prende, lo si impacchetta, si va da Riot e gli dici: mamma Riot, anzi zia Riot, perché mamma era volevo dire è la Blizzard, ma diciamo che Blizzard in questo momento non sembra manco una mamma, ma sembra quasi, vabbè, sembra altro, lasciamo perdere. Scappata di vai da mamma Riot e dici a Riot: questa è la situazione, che dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare, ci sono precedenti, si può operare in qualche modo, in quale modo dobbiamo operare, che cosa si può fare. Ma non è una cosa che si risolve subito, serve un attimo tempo, sicuramente. Andrea, dimmi tu se mi sono perso qualcosa per strada, ovviamente. No, c'è Spocchia dalla chat che dice: potrebbe essere che PG dica: mi riprendo lo slot, lo rivendo io come PG e i soldi li do ai players secondo contratto. Almeno il proprietario non pagatore non ci guadagna o specula sopra. No, questa cosa credo che non si possa fare. Cioè, PG non può riprendere lo slot per rivenderlo, perché non può fare soldi vendendo uno slot di proprietà sua, perché lo slot non è del tournament organizer, su questo sono abbastanza sicuro. Quindi ripeto, sicuramente, cioè, se si decide per escludere i Gaia, non è che vengono obbligati a vendere lo slot, gli viene tolto, punto. I Gaia non hanno più uno slot, i Gaia vengono esclusi, punto. E quello slot non viene né rivenduto da PG, né rivenduto da... Sale un'altra squadra, oppure, ripeto, non so se si possa fare, ma una delle possibilità potrebbe essere che Riot dice: diamo lo slot ai giocatori per 30 giorni, entro questi 30 giorni i giocatori hanno la possibilità di trovare una nuova organizzazione sotto cui competere, sotto cui giocare. Se entro quei 30 giorni non si trova un'organizzazione disposta a entrare, viene tolto direttamente lo slot e si dà a una squadra in più che arriva dal promotion. Fine. Andrea, non so se vuoi commentare tu altro in tutto questo. Io mi chiedevo se fosse possibile, secondo te, inserire una specie di contratto morale proprio per iscriversi al PG direttamente. Una specie di contratto che magari dicesse: non puoi iscriverti al PG, non puoi comprare lo slot, non puoi giocare queste partite se non rispetti determinate condizioni preimposte. Lo può fare anche senza il permesso della Riot? Ma è un contratto morale, lo si può fare, ma un contratto morale è anche poi non perseguibile successivamente.
Quindi lascia comunque il tempo che trova. La risposta più importante la dà in questo momento Cam, Waiting PG National Join Global Contract Database, che sarebbe la soluzione per tante cose. Io voglio anche sottolineare che già 2 anni fa era stato proposto scusate, sì, inizio tra 2019 e 2020 era stato proposto alle squadre all'epoca presenti all'interno del PG Nationals di entrare a far parte cioè di avere anche il PG Nationals i contratti registrati all'interno del database di Riot in cui si trovano i contratti di tutti i giocatori ufficialmente registrati nelle competizioni Riot, che per le IRL vale in questo momento solamente per le Major Region, cioè Ultraliga, NLC, quindi c'è Polonia, Spagna, Regno Unito più Scandinavia, Spagna, Francia, Germania. Era stato proposto anche alle squadre italiane, entriamo anche noi in questo discorso, e le squadre italiane avevano risposto picche, per il momento, cioè nel senso per il momento non ci sentiamo pronte, quindi abbiamo avuto questa possibilità. Non mi sento di condannare le squadre, nel senso in quel momento effettivamente forse era ancora troppo presto per entrare in questo tipo di discorso. E adesso però continuiamo a esserne fuori, perché, ripeto, tra l'altro ieri sono uscite sono uscite alcune delle novità sulle novità, cioè è uscito un annuncio sugli annunci, in pratica è stato fatto da parte di Riot una sorta di annuncio sugli annunci che usciranno per il PG Nash, per tutto il sistema dell'European Regional League e dell'EU Masters dal 2022 in poi, per cui quelle che prima si chiamavano Major Region adesso verranno chiamate Accredited IRL. Al contrario, avremo anche le non accredited IRL, non cambia sostanzialmente nulla, cambia il nome in realtà, ma poi per il resto non cambia sostanzialmente nulla. E ancora una volta, però, la cosa importante per noi del PG National, per noi italiani, è che il PG National rimarrà comunque fuori dalle accredited, cioè da quelle che saranno ti aspetto in Polonia, ma guarda, volentieri, potremmo avere anche una squadra italiana in Ultraliga a questo punto, vedremo come andrà a finire. E per tutta una serie di cose, poi magari adesso se abbiamo tempo, anche già sono le 4 e un quarto, ovviamente. Io sapevo che andava a finire così, Andrea. Che avremmo Certo, lo parlato per sappiamo tre tutti. quarti d'ora solo Ma va dei bene Gaia. così, Per vabbè. Anzi, in questo avevo realtà, qualche dubbio ti fermo un inizialmente, io attimo perché sinceramente, ti però vabbè. fermo un attimo perché Spocchia dice che differenza c'è dando lo slot ai giocatori e quello di requisirlo e rivenderlo. Non capisco. Io penso che dando lo slot ai giocatori, tu sicuramente non ci fai soldi direttamente. Se lo riacquisisci e lo rivendi, stai dicendo ai giocatori, cioè scusami, se dai lo slot ai giocatori, stai dicendo ai giocatori, voi lo slot ve lo siete guadagnato, trovatevi qualcuno che vi faccia giocare sotto la loro bandiera. Se lo riacquisisci e lo rivendi, ci stai facendo soldi tu sopra, come tournament organizer, ed è questo il problema. Credo sia È questo un almeno. tournament organizer, non può fare una cosa del genere. Esatto, ma anche perché per regolamento di Riot lo slot non è del tournament organizer. Lo slot è Esatto. dell'organizzazione. Sostanzialmente. E basta. Dando lo slot ai giocatori, forse il qualifier ad ogni split. No, ma infatti lo slot, tra l'altro lo slot non è nemmeno dei giocatori, cioè, ma anche in quel caso in cui dici diamo lo slot ai giocatori, non è che gli diamo lo slot ai giocatori di sua proprietà, cioè gli stai semplicemente dicendo Ci siete. temporaneamente gli diamo questo slot per trovare un'organizzazione. Se la trovate, bene. Se non la trovate, finisce comunque lo slot, non ce l'ha nessuno e si dà a una squadra che poi arriva in più dal promotion. Fine. Cioè non è che è effettivamente dare la proprietà di uno slot ai giocatori. Assolutamente no, perché in nessuna IRL Riot lo slot è dei giocatori. Lo slot è della squadra, dell'organizzazione. Perché l'accordo, il contratto tra privati per partecipare No, ma c'è un org che è Pippo e Paperino. È una realtà esistente. Il fatto che lo slot non sia dei giocatori, e comunque questa è una cosa importante, ne ho parlato anche con ne ho parlato, guarda come si chiama, con Giannetti durante il Garden Esports questa settimana, inizio di questa settimana.
nel circuito tormenta, così come nel proving grounds, il slot è delle organizzazioni, perché proprio perché ci sono più tappe, più appuntamenti, ed è comunque una è anche una come dire, un torneo, cioè un campionato, una competizione lunga, una competizione in cui si cambia spesso e la scena competitiva è molto variabile. Lo slot è dell'org, anche perché, ripeto, l'accordo, quando tu partecipi a un torneo, l'accordo è fatto tra l'organizzazione e il tournament organizer, non tra i giocatori e il tournament organizer. Se tu dei Pippo e Paperino, non è che c'è scritto ci sono scritti i nomi dei giocatori che hanno fatto l'accordo con PG Esports per partecipare al torneo, c'è scritto Pippo e Paperino, un privato. Allora, per PG Esports, per i tornei di PG Esports, non tutti, parliamo di quelli di League of Legends, che tu sia un SD, un SRL, un nome semplicemente, non è importante. L'importante è che tu sei un sei un nome, cioè hai un nome come organizzazione, come squadra, e che c'è un referente con cui tu ti interfacci. Semplicemente. Quando hai un org in cui c'è un unico proprietario, cioè l'org è composto da una persona sola, perché un org può anche essere composto da una persona sola, quella persona rappresenta praticamente sia l'org che la persona con cui il tournament organizer si va a interfacciare. Non lo so sinceramente, Spocchia, questo è un non credo che sia un mistero, ma non so se ne vogliono. Io non ho mai visto posso provare a chiederlo in generale, io non so esattamente però cosa c'è scritto nel contratto privato che c'è fra organizzazione e tournament organizer. Possiamo fare un'organizzazione noi, ci sarà, e scoprire che cosa c'è scritto. Sì, anche Roby praticamente sì. È dalle 3:30 che stiamo parlando dei guy, perché abbiamo fatto tutto il riassunto. Io lo sapevo che poi finisce. Beh, ce n'era da parlare, a noi piace. Dunque, parlare anche d'altro. Se vi può interessare, anche d'altro. Ma infatti siamo qui anche per questo, no? Comunque, se vi può interessare, in questo momento qui il mio computer segnala 42 gradi. Record stagionale, penso. Non eravamo mai arrivati così tanto in alto qui da me. Quindi Mezzolino Capuano. Mezzolino Capuano non è il coach, quello, cioè l'allenatore di calcio, quello che prende tutti a parole, bla bla bla, non era lui? Non ricordo male. Screenshot da vedere e altre cosine non scritte. Ci avete messo poco. No, vabbè, sì, non abbiamo. Ho fatto io, cioè ne ho parlato io, ecco. Non siamo andati a vedere lo special one della serie C, infatti, ricordavo bene. Siamo andati a prendere tutte le immagini e tutto quanto, non siamo andati nel dettaglio, poi il dettaglio lo farò piano piano, ricostruirò tutto. Però ho fatto il riassunto io, ecco, diciamo. Andrea, detto ciò, se tu sei d'accordo, siccome mancano 40 minuti alla fine della trasmissione, non abbiamo detto niente. Niente. Praticamente. Perché voi non lo sapete, magari è la prima volta che siete qui. La prima volta che siete qui, noi non siamo un canale di gossip, ma parliamo per lo più di competitivo di League of Legends. E dovremmo parlare di LEC, ancora di LPL, LCK, esatto. LC, tutto quanto. Esatto. E quindi esatto. Il discorso Gaia. Allora, dai, cambiamo argomento. Diamoci un taglio. Sì, dai, diamoci un taglio. Anche perché abbiamo da fare anche la formazione del Fantasy League. Sì, quindi voglio dire, c'è ancora veramente tantissima roba di cui parlare. Allora, vediamo di fare. Andare, vediamo se riesco a spingere. Tu controlla l'orologio. Se siamo. Sì, no, si è fatta sicuramente buona informazione. Questo sicuramente. Ci manda un tweet Dark Bernie, vediamo se riesco ad aprirlo, ma di cosa tratta. Bene, benissimo, andiamo avanti. Grazie Bernie per queste perle, io apprezzo sinceramente, io apprezzo. Strammatizziamo, sì, esatto, strammatizziamo.
Detto ciò, allora parliamo di LSI. Cambiamo argomento, parliamo di LSI. Perché comunque adesso abbiamo una classifica definita. No, assolutamente. Continuiamo a essere una. Però, diciamo, abbiamo Mai. qualcosa, informazioni in più. Adesso abbiamo 5 squadre playoff che sono Rogue, Fnatic, Mad Lions, Misfits e G2 Esports. Rogue finalmente soli in classifica. Da soli, visto che Fnatic hanno deciso di fare Harakiri all'ultima, alla penultima settimana, 0-2. Perdendo malamente contro Rogue, perdendo pure contro gli Excel, se la memoria non mi inganna, io ricordo, no, contro gli SK, scusate, contro gli SK, e abbiamo un ultimo posto da assegnare. Non c'è più la voce, ok, c'è. È sparita, è sparita. Da assegnare per i playoff, un posto che, no, ci sono, ci sono. Un posto che è rimasto da assegnare tra Astralis, Excel, SK Gaming e Vitality. Ed è qui che vorrei concentrarmi, perché sulle top 5, cioè, fin fine, ci aspettavamo che fossero quelle. L'unica intrusa forse sono i Misfits, però, visti gli ottimi risultati che hanno avuto fin dall'inizio dello split, diciamo che se lo sono meritato. Shulker04 che chiudono invece malamente questo split, e Questa ultima soprattutto avventura. chiudono malamente la loro presenza nella massima. Esatto, nella massima competizione di League of Legends, l'LEC, perché per chi non lo ricordasse, ricordo che dal prossimo split non avremo più lo Shulker 04, o se preferite lo Shulker Null Fear, se lo preferite detto alla tedesca, ma avremo il team BDS, quindi vedremo anche lì come si comporterà questo team dei BDS. Dicevo, Astralis, Excel, SK Gaming, Vitality in corsa. Ora, sinceramente, Vitality 5 vittorie e 10 sconfitte non me li sarei aspettati. Andrea, non so tu se Per le 5 hai vittorie o per le 10 qualche sconfitte? idea di vederli. Per le 10 sconfitte, cioè, Ah, ok, ok, va bene. che sono un team. Ok, che sono un team contro che possono vincere e perdere contro chiunque, molto incostante e tutto quanto. Però io l'avrei visto come un team da metà classifica: 7 vittorie, 8 sconfitte, 8 vittorie, 7 sconfitte, cioè più o meno lì, ma 5 vittorie appena sono proprio pochine. Diciamo anche che vengono da 4 sconfitte consecutive. Tra l'altro. Sì, adesso hanno una bella losing streak. Sì. Non fa affatto bene. E guarda, poi tra l'altro, la cosa interessante in questo momento è che gli Astralis sono sesti. Nel frattempo vediamo ovviamente come i Vitality non stanno più giocando praticamente. Gli Astralis poi in realtà in questa lotta sono quelli più sono i favoriti, numero uno, per un motivo ben preciso, perché loro affronteranno proprio Excel, SK Gaming e Vitality nell'ultima Super Week, quindi il destino nelle loro mani, e hanno già parziali di scontri diretti 1-0 in loro favore, quindi vincendo contro tutte queste tre, qualsiasi siano gli altri risultati, loro sono automaticamente qualificati ai playoff. Sarebbe tra l'altro la prima volta dei playoff per gli Astralis, e soprattutto sarebbe anche una bella rivincita per loro, voglio dire, dopo che li abbiamo tanto blastati e flammati dalla partita dello scorso split, diciamo che è una bella rivincita per loro. E chi si è ripreso sono sicuramente gli Excel, come stiamo vedendo qui anche nella partita contro i Vitality. Excel che sono finalmente tornati a fare una settimana 2-0. Considerate che gli Excel, da quando hanno cambiato, sono arrivati Markkun e ADVN, che hanno sostituito per quanto riguarda la giungla e il support, il ruolo di support. Prima settimana 2-0, seconda e terza settimana 0-2-0-2, e adesso quarta settimana 2-0 di nuovo. Insomma, sembra quasi non abbiano vie di mezzo per gli Excel di tutto questo. Andrea, non so se cosa ne pensi tu di questa lotta playoff, ecco? Io Per i playoff, per entrare ai sinceramente, playoff. sì, per entrare ai playoff, sinceramente io nonostante tutto non riesco, non ce la faccio a vedere gli Astralis qualificati ai playoff. Non ce li vedo perché la risalita degli Excel, perché come stanno giocando tra l'altro gli Excel, perché è vero che contro squadre un po' più titolate, diciamo, fanno fatica, ma riescono anche a vincere. E a differenza degli Astralis che non mi hanno mai fatto impazzire né per gioco, è vero, hanno rubato delle partite, rubato, diciamo così, hanno vinto delle partite in maniera un pochino inaspettata, diciamo.
quindi... rocambolesca, ecco. Diciamo rocambolesca, la giusta, esatto. Base race di Magi Felix è stata fantastica. È stato bello da vedere, ma non mi hanno mai dato l'impressione di poter dimostrare un gioco all'altezza del resto delle altre squadre. Sì, diciamo che gli Astralis sostanzialmente non hanno mai, come dici tu, non hanno mai divertito. Cioè, non la trovo una squadra divertente, non fanno cose spettacolari, a parte appunto quella backdoor di Magi Felix, non prendono mai iniziative rischiose, però al momento sembra che stia pagando, nel senso, sono lì, favoriti numero uno per l'ingresso nei playoff. Non è una cosa da... non è un qualcosa che va sottovalutato. Magari questa era la miglior, il miglior modo, il modo migliore per andare avanti. Poi magari non faranno nulla ai playoff, anche perché, anche se sono curiosissimo di vederli finalmente in una best of five, cioè gli Astralis non giocano una best of five da mai. Mai, non abbiamo però indizi su come possono giocare una best of five gli Astralis. Ci stiamo lamentando del fatto che non abbiano il famoso anche bel gioco. È difficile da capire. Il famoso? Bel gioco. Non fanno il famoso bel gioco, cioè non li vediamo giocare bene, però sono comunque concreti. Sono concreti, sembra la Juventus di Allegri, nel senso, esatto. Beh, non esageriamo. Studenti, perché no? Per questo è tornato. Voglio dire, no, perché anche per un altro discorso, non sappiamo in questo momento nemmeno chi saranno gli avversari degli Astralis. Non lo sappiamo perché effettivamente funzionerà in maniera un po' diversa quest'anno l'inserimento nei playoff, nel senso, le prime sei squadre del summer vanno ai playoff, sì, punto, tutto verissimo, vanno ai playoff, però l'ordine in cui vengono inserite all'interno del tabellone playoff viene deciso da il posizionamento ottenuto negli spring playoff e nella regular season del summer. In questo momento, se noi andiamo a vedere, abbiamo che in questo momento i primi sono i Mad Lions con 120 punti, Rogue con 100, G2 Esports con 70, quindi in terza posizione, Fnatic 50, Misfits con 30 e Astralis, che se dovessero arrivare al sesto posto effettivo, che non ne possono raggiungere altri in realtà, arriverebbero, prenderebbero 20 punti. E quindi questo ovviamente si porterebbe in questo momento esatto, quindi con le posizioni esatte di ora praticamente, questo porterebbe gli Astralis a giocare contro i Misfits, che non è sicuramente il miglior avversario. Tu possa pensare di trovare una best of five né per gli Astralis né per i Misfits, però è vero anche questo, proprio perché degli Astralis non sappiamo nulla, cioè non sappiamo come si comporterebbero in una best of five, non abbiamo nessuna indicazione su questo, assolutamente zero, proprio zero, zero segnato, quindi diventa sicuramente complicato capirlo, però ovviamente cos'è che noi ci andiamo a concentrare per quanto riguarda le LEC, ripeto, da seguire sicuramente gli Astralis, giocheranno contro le dirette concorrenti SK, XL e Vitality, vincendole tutte e tre non c'è per nessuno, e sinceramente tra l'altro se Vitality non dovessero qualificarsi ai playoff direi che è un fallimento pazzesco, non solo una delusione, proprio un fallimento, hanno fallito. E lì, ripeto, come ho detto io nel video di settimana scorsa, inizierei a farmi domande non sul coaching staff, non sui giocatori, ma sul management, perché quello che è stato deciso di fare è una decisione del management, ovviamente. Tra l'altro vi segnalo articolo interessantissimo uscito ieri di Pablo Suarez su Dot Esports, che racconta il retroscena di come Selfmade sia poi passato dai Fnatic proprio ai Vitality. Tutti retroscena. Tutti i retroscena, esatto, tutti i retroscena. Senti, poi, da guardare in quest'ultimo Super Week, in realtà, ripeto, a parte questa lotta, l'unica cosa delle top 5 è come andranno a... che posizioni otterranno, perché, ripeto, normalmente, in base alla posizione che tu ottieni
alla fine della regular season Summer Split, dalla prima alla sesta posizione, ottieni diversi punti diversi che andranno a combinare ovviamente l'inserimento nel tabellone playoff. Tabellone sempre a doppia eliminazione, ovviamente, e tutto quanto. Se ad esempio i Misfits dovessero arrivare primi alla fine della regular season, potrebbero addirittura buttare fuori i Fnatic dalla top 4 e i Fnatic portiere direttamente al loser bracket. Cioè, è molto complicato. Sì, c'è da dire che i Misfits che arrivano primi significa che devono vincere contro i Fnatic, contro gli SK e poi contro i Mad Lions. Non impossibile, ma i Fnatic che vengono da una settimana 0-2 quanto si arrenderanno ai Misfits. Sì, infatti. Ma tra l'altro penso che la settimana peggiore ce l'hanno i Mad, però. Perché giocano contro G2 Esports, Fnatic e Misfits. Cioè, sono quelli che hanno tre scontri diretti. I Fnatic invece, ad esempio, giocano... Cioè, hanno una partita facile contro lo Shark 04. I Misfits hanno una partita teoricamente facile contro gli SK. G2 Esports giocano contro lo Shark 04 e contro gli XL. L'unica partita complicata è contro i Mad. E i Rogue giocano addirittura contro XL, Vitality ed SK. I Rogue sono quelli che hanno la discesa. Probabilmente finiranno in cima alla classifica, sì. Sulla carta. Una carta, sì. Probabilmente finiranno primi nella classifica. Rimangono, chi li ho detti tutti? Sì, li ho detti tutti, penso, quelli della top 5. Quindi i Rogue sicuramente sono quelli più favoriti per il primo posto, perché hanno veramente tutto in discesa da questo punto di vista, come gli ultimi scontri. Andrea, parlando di scontri, a questo punto direi che andiamo a farci la nostra, perché se tutto è in discesa, la nostra formazione dicevo, perché se tutto è in discesa, quello che non è in discesa è la formazione del Fantaly, sì, che il più delle volte risulta essere fin troppo complicata per le nostre corde, ci porta a fare qualche sbaglio di troppo, tipo mettere Ilisand. Lo so, ma d'altronde non è mai facile fare una. Tra l'altro io vorrei fare ammenda. Lo faccio pubblicamente, lo dico. Settimana scorsa mi sono dimenticato di fare la formazione sia il venerdì che il sabato. Però eri a Napoli, quindi è successo. Sono nabbo, è successo, perdonato. Allora, no, Napoli, eri a Napoli questa settimana invece. Eri a Napoli, dicevo, è normale, ci sta, stavi partecipando ad altro. Sì, potevo farla prima. Insomma, sono mai passato di mente. Mi sono alle 18:10. Alle 18:10 ho detto: no, la formazione, no. Speravo che in realtà mi mantenesse quella della settimana precedente, ma la mantiene. A quanto pare quella della settimana precedente era un invalid roster, quindi non me l'ha mantenuta. Allora, io direi che... E mentre noi andiamo a fare la formazione, rispondiamo a Kindred Maxi che ci chiede: che cosa si vince al fantasy? La gloria. Quantitativi, ettari giganteschi di gloria. La gloria. No, in realtà però, se tu fai punteggi abbastanza alti, di settimana in settimana, di playday in playday, ottieni anche degli oggetti in game su League of Legends in game, sì. Che possono essere icone. Io ho ricevuto, ho preso cassa e chiave, una play day, e poi puoi vantarti con gli amici, voglio dire, meglio di così. Meglio di così se muore, come si dice. Allora, dicevamo, direi che possiamo andare appunto a fare questa. Andiamo a fare questo. Qui si vuole il cash. No, andiamo cash a fare la formazione. Mi spiace. Però se ti organizzi con gli amici, vi fate il fantasy e li si fra amici. Ognuno mette 50 euro e il vincitore si prende tutto. Esatto, possiamo fare come il fantacalcio normale. Invece di fare il fantacalcio, fai il fantasy e l'esi. E poi il computer calcola punteggi e tutto quanto. E si vedrà. Non stiamo suggerendo di farlo. È tutto pronto, lo faremo, ma non stiamo suggerendo di farlo. No, ma poi diventa bisca clandestina. Noi lo stiamo così dicendo in via del tutto ipotetica, però non fatelo a caso. È tutto ipotetica. Non fatelo a caso. Allora, detto ciò, andiamo a fare questa.
Don't try this at home. Allora, andiamo a fare questa formazione. Nonostante il ritardo, io cercherò di aiutare. Core. Allora, sicuramente, ripeto, questa settimana puntate sui rogue. Che siano qualsiasi due giocatori di rogue, metteteli sempre. Giocatori e coach. Sono quelli che indicati, cioè realmente sono quelli più in discesa di tutti, che hanno il calendario più semplice di tutti. È vero che giocano contro squadre che devono lottare per andare ai playoff, però insomma, visti i rogue di settimana scorsa, sinceramente io punterei soprattutto sui rogue. E su chi punteresti dei giocatori, visto che dicono sempre che se si vuole puntare se si vuole puntare su una squadra che trituri tutto, si vanno a prendere mid laner e jungler. Mid laner e jungler. Non lo so. Va bene, nel senso non è quello il problema. Io personalmente andrei sempre a prendere Inspired e Trimby, perché per me Inspired e Trimby sono Inspired e Trimby. Sono troppo affezionato a loro. Inspired. Però aspetta, ti fermo per Inspired. Perché anch'io avrei messo Inspired e Trim, anzi in realtà Larsen. Però questa settimana c'è una partita, almeno si inizia tra un'ora e mezza. Tra un'ora e mezza si inizia con Vitality Schalke 04. Con Vitality Schalke 04 noi possiamo qualcuno di Vitality qua in effetti lo metterei. E possiamo non mettere Selfmade contro Kirei? Possono perdere contro Schalke 04? Cioè, no, i Vitality certo che possono perdere contro Schalke 04. Ovviamente Selfmade possono perdere. Kirei. Beh, sì, anche. No. Effettivamente sì. Cioè, diciamo che se magari se ci sono cose di questo tipo in cui magari conviene mettere come jungler Selfmade o come support Illisang, cioè, insomma, se ci sono delle cose particolari, ovvio che si cambiano i spari di elettrice, si cambiano i giocatori dei rogue. Il discorso è, facciamo la formazione in base, cioè su tre giocatori, in base a quello che sicuramente può aiutare di più. Come dici tu benissimo, in questo caso abbiamo Vitality contro Schalke 04, mettiamo Selfmade contro Kirei tutta la vita, e a quel punto dei rogue metteremo poi un altro, però i rogue mettiamoli dopo. Cioè noi sappiamo che dobbiamo mettere due giocatori dei rogue insieme al coach, e quelli li metteremo alla fine in base a quello che resta. Intanto sistemiamo gli altri tre giocatori. Come dici tu, sicuramente molto meglio mettere Selfmade, soprattutto visto che gioca contro Schalke 04 e contro Kirei, piuttosto che Inspired. A questo punto forse possiamo mettere anche un altro giocatore di Vitality, perché Cam in realtà ci suggerisce Inspired, dice Inspired 100%, anche se noi non l'abbiamo fatto. Odoamne? Certo. E Odoamne secondo me è un altro buon pick per questa giornata, anche perché top laner, considerate che abbiamo Armut che però gioca contro Wunder, quindi è rischioso, non sai come potrebbe finire. Abbiamo Irith che gioca contro Adam, anche qua un altro rischio. È molto rischioso. I top laner io su Sigenda sinceramente non punterei più di tanto. Non punterei su Sigenda. Dall'altra parte cosa abbiamo? Forse White Knight, si può puntare su White Knight. Whitenet, però hai Odoamne che gioca contro l'Excel. Si mette Odoamne. Se proprio non sei costretto a mettere Whitenet, secondo me è meglio Odoamne. A quel punto meglio mettere Odoamne sicuramente. E Odoamne sia. Mentre esempio nel mio caso invece in cui io voglio mantenere Inspired, a quel punto come top laner vado a mettere probabilmente Sigenda. White Knight. Ah, White Knight. Oppure o White Knight o Sigenda, o rischiare veramente tanto di mettere un Adam o non lo so. Un Armut. No, ma un Armut non lo metterò mai. Un Armut no. Insomma, se no devo spostare Odoamne. Cioè, se no devo mettere Odoamne, spostare Spider e mettere qualcun altro. Ma questo lo sistemiamo ora con calma. Allora, intanto io voglio fare, perché sennò perdi il segno, faccio intanto la formazione esattamente come la stai facendo tu. Quindi noi abbiamo detto Selfmade, giusto? In giungla. Sì, abbiamo detto Selfmade, eccolo qua, line up. Perfetto, poi abbiamo messo Duamne, se non ricordo male, in top. E poi gli altri dobbiamo sistemare. Allora, a questo punto dove vogliamo rischiarci l'altro giocatore dei Vitality? Te l'ho detto 800.000 volte. Io sono Fifone.
Io sono fifone, ve l'ho detto, quindi io partite di scontri diretti tipo Mad Lions Rog, scusate, Mad Lions G2 Esports e Misfits Fanatic, io non metterei nessuno, perché è troppo difficile capire prima chi è che vincerà fra questi. Quindi, vero, a questo punto ci concentriamo su tutte le prime tre, per quello che dico io. Se poi volete rischiare, ovviamente potete mettere quelli che fanno più punti, chi sono? Potete mettere un Irisang, potete mettere un Bwipo, potete mettere un Upset, sicuramente si potrebbe mettere a prescindere, un Veteo, si potrebbe mettere un Caps, si potrebbe mettere un Karzi e Kaiser che settimana scorsa hanno fatto lo sfracello, ma anche Umanoid, ovviamente un pick che può andare benissimo, però io personalmente quelle due partite nemmeno le considererei, proprio per me non esistono. Totalmente non esiste. In questo caso sono d'accordo. Sono due partite troppo troppo difficili. Esatto. Sì, da pronosticare. Magari il giocatore ti fa pure bene poi, però è molto rischioso. Io non dico che non succede. Magari i G2 Esports stravincono, però poi hai Humanoid che chiude 5-0-0, fa triple kill, quadra kill, quello che vuoi, farma un sacco di minion. Però può succedere. Però è chiaro che è molto difficile da pronosticare. Quindi a quel punto mi concentrerei sulle prime tre partite. Ora, abbiamo detto che ne dobbiamo mettere due dei Rogue. Probabilmente ne possiamo mettere anche due dei Vitality. E a quel punto sì, mettiamo uno degli Astralis. Esatto. Quindi a questo punto io, come secondo dei Vitality... Ok. Dicevo, come secondo dei Vitality avrei puntato molto su... il support. Mi sfugge il nome al momento, intendevo il support. Vuoi andare lì? Non lo so, sull'Abrov. Lo so se l'Abrov è... Perché altrimenti chi trova... però abbiamo Trimby anche. Abbiamo Trimby, l'Abrov e Promiscuo. Ok, Promiscuo sicuramente no. No. Proprio eliminato a prescindere, quindi rimangono o Trimby o l'Abrov. Però mettere Trimby significherebbe rinunciare a un carry dei Rogue. Ah, esatto, anche questo è vero. Guarda, si potrebbe fare, secondo me si può fare l'intera botlane dei Vitality, Crowshot e Labro. Abbiamo messo Selfmade però. No, sto scherzando, perché già abbiamo Selfmade, scusami. Abbiamo già Selfmade, esatto. È vero. E allora si va, e vabbè, allora mettiamo Labro. Dai, va bene. Mettiamo Labro. A quel punto si va a mettere Misfile. Sì, Larsen volevo dire. E quindi ci manca, possiamo mettere un altro dei Rogue e uno dei... Allora mettiamo Magifelix a questo punto. Ah. Per mettere uno degli Astralis. Ok. E Ansama. Mettiamo Magifelix e poi si va a mettere Ansama, che di sicuro non è uno che sfigura in tutto questo. Quindi così ce l'abbiamo. Odoamne, Selfmind, Magifelix, Ansama e Labrov. E Freddy o il coach dei Vitality come coach? No. Allora, mi fido dei Vitality contro gli Schalke, contro lo Schalke, ma non mi fido così tanto dei Vitality quanto mi fido dei Rogue, quindi direi che Freddy è l'unica scelta. Anche Tash no. Esatto. Sono convinto anch'io. Sono convinto anch'io da questo punto di vista, sì. Tra l'altro io oggi ho pure item verde, ho che i giocatori dello stesso team come il coach fanno il 50% in più di base point. Ottimo, buono, questo mi piace. Ah, perfetto. Questo mi piace. Allora Andrea, direi che la formazione l'abbiamo fatta. Poi ovviamente se volete sistemare qualcosina si può sistemare. Ma sì. Direi che andiamo a fare una carrellata veloce di quello che è successo tra il CK e il PL del CS, ecco, per andare a chiudere quest'ultimo quarto d'ora. Ti seguo a ruota, appena dici il nome di una squadra lancerò gli highlights. Quindi sappi che nel momento in cui pronunci un nome parte le highlights. Vai, no, ma puoi iniziare a farli partire, guarda, tranquillamente. No, allora, come al solito, vabbè, cerchiamo di capire un attimo
Qual è la situazione in questa nostra road to Worlds, ripeto, andando verso i Worlds? Partiamo dall'LCK. In questo momento Nongshim Red Force sono primi, ed è un nome che, nonostante la sconfitta di Maturata proprio poco fa, stamattina, tra l'altro stanno ancora giocando invece Katie Ross e Gen.G, perché Nongshim hanno un po' trollato, sì è vero, lo dobbiamo dire. Primi in classifica con Gen.G e Sandbox, tra l'altro contro i Sandbox. Tra l'altro io, se non ricordo male, te l'avevo detto, non saremmo arrivati ad avere gli highlights ovviamente, però te l'avevo detto all'inizio settimana quando ne abbiamo parlato per impostare la trasmissione, ti avevo detto occhio, teniamo d'occhio Sandbox contro Nongshim, perché i Sandbox e sono l'ennesima, in questo momento così i Sandbox sono l'ennesima squadra che si infila in questa lotta verso il mondiale. E tra l'altro adesso è sopra pure a Damwon Kia e T1. Abbiamo avuto il debutto di Burdon e Gen.G, è verissimo. E Gen.G che stanno cercando in ogni modo di risorgere in qualche modo da quello che possono, dalla crisi in cui sostanzialmente erano entrati. È molto brutta in LCK, devo dire, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, le prime 6 squadre sono tutte nell'arco di 3 lunghezze, cioè abbiamo 8-6 di Africa Freaks e 10-4 di Nongshim Red Force. E qua quindi c'è Cam della chat che ci dice Gen.G 2 KT0 è finita. Con il debutto di Burdol nei Gen.G, e mentre Infame 99 ti ricorda che si dice Machko e non Machko. E non Machko, è vero. Giuro che sto imparando, ci sto provando, sto imparando. Ma noi abbiamo un comando, non so se lo sai. La prima posizione. Abbiamo un puoi riscattare con le nostre monetine, i nostri atleta points, atletini points, puoi riscattare il è Machko, non Machko, per ricordarti di dire la parola nel modo corretto. Sotto giusto, richiesta grazie. Di Korax, no, chiaramente. A ricordarmelo ogni volta che... Ha fatto benissimo, ogni volta che potete ricordatemelo, è giusto così. E diciamo, quindi Corea è una situazione veramente molto ingarbugliata in questo momento. Tra l'altro ricordo che dalla Corea arrivano 4 squadre. E in questo momento 6, cioè dagli Hanwha Life in giù penso che possiamo iniziare a escluderle già, a meno di stravolgimenti particolari. Tutte le altre sono tutte candidate ad andare ai mondiali e abbiamo tanti nomi nuovi. Sandbox e Nongshim non si sono mai avvicinati ad andare a un mondiale, considerate, quindi è molto particolare da questo punto di vista. Se invece andiamo in LPL, si fa ancora più nera la situazione per gli LGD di Shadow, che non sono ancora matematicamente fuori dai playoff, ma diciamo che manca veramente poco. Loro in realtà hanno 2 partite rimanenti, una contro gli Oh My God, gli OMG, che sarà la partita praticamente decisiva per stabilire se hanno effettivamente la possibilità di andare ai playoff oppure no, e l'altra contro i Victory 5, che sono in questo momento 0-14, ne hanno perso ancora un altro, non riescono proprio a vincere. Tra l'altro un attimo refresh, perché ok, World Elite hanno vinto, gli DG hanno vinto ovviamente contro i Victory 5, ci mancherebbe. Ma la cosa interessante, io vi rimando a questo, è che domenica, che è 1 agosto, vi ricordo che ci sarà appunto lo scontro decisivo a partire dalle 11 tra OMG ed LGD e gli LGD di Shadow. Chi vince, diciamo che se vincono gli OMG mettono un bel piedone enorme all'interno dei playoff, se vincono gli LGD continuano ad avere speranze, perché servono vincere anche contro i Victory 5. Ora Victory 5 stanno 0-14, se gli LGD perdono pure contro i Victory 5, porca miseria, se lo meritano anche. No, vedremo come andrà. Primo, esatto, sono meglio di non andare playoff. In questo momento vorrei solo sottolineare IDG, FunPlus Phoenix e LNG sono le uniche squadre dell'LPL che sono già sicure di andare ai playoff. Ultima in questo momento è l'LCS. Per quanto riguarda l'LCS invece, in realtà è già quasi tutto deciso, bisogna capire solamente le posizioni all'interno dei playoff. Rimane l'ultimo posto, cioè noi abbiamo Andre Tears, TSM, Cloud9, Genesis e Team Liquid che sono sicure della top 5. Dignitas e Immortals che si giocano
chi va in sesta posizione, quindi un accesso magari forse un po' più morbido all'interno del playoff. E poi abbiamo FlyQuest e Golden Guardians e Counterlogic Gaming, ancora tutte e tre, che possono guadagnarsi un posto playoff. Perché da quest'anno, comunque, voglio ricordare che in NCS vanno ai playoff le prime 8 su 10. Tra l'altro volevo andare a vedere un attimo come i playoff finali, che si chiamano, non si chiamano più playoff, si chiamano Championship. Praticamente prima e seconda vanno direttamente al round 2, quindi partono dal round 2. Poi si scontrano quarta contro quinta, terza contro sesta nel primo round di winner bracket, mentre settima e ottava partono dal primo round di loser bracket, non scontrandosi tra di loro, ma aspettando le perdenti del primo round di winner bracket. Sì, è un po' complicato forse, però devono fare i diversi ogni tanto. Diciamo che in ogni caso devono fare gli speciali, devono far capire sì, che sono in qualche modo sono migliori dell'Europa, quindi sono ingarbugliati la testa per far vedere che ci stavano quasi pensando. Bisogna dargli un po' di esattamente ancora, allora l'ultima cosa che voglio fare, che l'ultima cosa che volevo fare è una carrellata veramente velocissima, li sto aprendo tutti ora al volo, una carrellata velocissima sulle altre leghe che portano al mondiale, giusto per iniziare a capire a che punto siamo. Allora LJL, quindi siamo in Giappone in questo momento e abbiamo, quante partite mancano? Manca l'ultima giornata. In questo momento abbiamo già tutto deciso per quanto riguarda playoff. Andranno Detonation, Rascal, Axis, V3 Esports, Crest Gaming e Fukuoka SoftBank Hawks Gaming. Sì, questo è l'intero nome di una squadra della LJL giapponese. Abbastanza compatta anche qua la classifica, perché i primi due, Detonation, Focus Me e Rascal Jester, sono entrambe 9-3, e poi abbiamo tutto il resto. LCL, quindi siamo qua invece in Russia e stati limitrofi, come sempre l'unico Solovyov in questo momento primi, ma mancano ancora due, se non sbaglio mancano due, ben due, 5 game, ecco, facciamolo così, mancano 5 game in totale, più che dire due giornate, perché due giornate significa fino a un certo punto. Unicorns Love primi, hanno perso solo una volta, quindi anche loro qui candidati a tornare ancora una volta, tra l'altro con lo stesso roster più o meno, a tornare ancora una volta a livello internazionale. LCO, quindi ci spostiamo in Oceania. E Pentanet ancora primi, no? Sono tornati finalmente primi, seguiti da Chief e Order. Queste tre squadre sono le uniche per ora finora sicure dei playoff. E tra Dire Wolves, Legacy, Peace e Gravitas invece ancora tutto da decidere. L'unica certezza sono i Mammoth, ultimi in classifica 1-16, e mancano ancora due giornate, quindi quattro game che dovranno decidere tutto il resto che manca. E lei, quindi andiamo in America Latina, anche qui in realtà c'è stato un altro dramma, ma qui poi lo affronteremo con calma, con Chaos Latin Gamers, e l'Italia c'è sempre in mezzo, nostro malgrado, ma ahimè, è stato tirato in mezzo senza motivo, in realtà è il nostro carissimo Hybrid. Infinity Esports, Rainbow, Isurus, Astral e Furious sono tutte qualificate per la seconda fase dell'LA, perché non si va direttamente, non si va direttamente ai playoff, ma si fa un'altra mini season tra le squadre appena nominate, quindi tra la top 5. E le migliori di queste ovviamente poi andranno ai, le prime 4 se non ricordo male, andranno ai playoff, che poi decideranno chi andrà al mondiale. PCS, quindi qua siamo in sud-est pacifico, Peso e Talon hanno conquistato la loro 12esima vittoria su 12 partite, quindi proprio vanno dritti verso il mondiale, candidati numero uno ad andare al mondiale. Da qui, ricordo che questa regione arrivano due squadre, mentre da tutte quelle menzionate finora, LJL, LCL, LCO, LLA, ne arriverà soltanto una. TCL, ci spostiamo in Turchia, Galatasaray Esports, in questo momento l'unica, la prima classificata, ma è anche l'unica prima classificata per i playoff, 12-2 per loro. Se la giocano poi Galacticos, Nasr, Supermassive Blades, Besiktas, Dark Passage e ancora Istanbul Wildcats, Fenerbahce e Ronin, ancora sì, se la possono giocare. Gli unici che sono sicuri di non andare in playoff sono i team Aurora, che stanno in questo momento 1-13. Anche qui mancano ancora due game da disputare. Gli ultimi due game si giocheranno domani, sabato e domenica, 1 agosto. Ultima di questa enorme carrellata, la VCS, che in realtà ancora non è purtroppo iniziata. Lo sappiamo, ne stiamo aspettando, porca miseria, che inizi questa VCS. Ancora non abbiamo date sulla VCS. A questo punto io inizierei anche un po' a preoccuparmi, perché non vorrei che non riuscissero poi a completare effettivamente il campionato, e ancora una volta a quel punto
ricordo, squadre campionato del Vietnam, ancora una volta a non partecipare all'evento internazionale dopo aver saltato sia lo scorso Mid-Season Invitational che il mondiale dello scorso anno 2020. Andrea, io direi che con tutta questa carrellata che ho fatto, non ho più voce, non so un più applauso parlare, te lo meriti. Ti lascio salutare e poi saluto io alla fine al volo, ma mi riposo un attimo. Facciamo tutti quanti un applauso a Deo Gemma, che non si sa come ha fatto a tirare giù tutte queste notizie in pochissimo tempo. Tutte le... è partito a macchinetta, complimenti come sempre. E io volevo ringraziare tutti quanti quelli che oggi ci hanno seguito, volevo ringraziare i sub di oggi, grazie per aver... Dopo ci arriviamo, Kindred, ti posso garantire che glielo chiederemo. Volevo ringraziare i sub di oggi, tutti quelli che ci hanno seguito e che continuano a seguirci. Vi volevo ricordare innanzitutto di mettere il follow al canale, cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e per non perdervi le nostre notifiche di quando andiamo live. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali, perché il martedì ci sono le interviste e il giovedì c'è l'Atlet Talk con Federico Marconi e Martina Procaccini. E la settimana prossima torniamo io e Deo Gemma, venerdì prossimo, dalle 15 alle 17 per l'ultima puntata di Atleta, di Studio League. Di Studio League. L'ultima, poi ovviamente vi lasciamo un po' di spazio per l'estate e ci rivediamo dopo l'estate. L'ultima prima della finale, poi c'è pausa estiva, poi ritorniamo ovviamente a settembre. Io volevo ringraziare anche qui accanto a me alla regia Mattia, che tutto vede e tutto tocca, Raf, che tutto vede e tutto taglia invece. E grazie anche a Giulio Gezzi, il direttore, e Nicola Masini, il generale. Grazie per aver reso possibile la creazione di questa trasmissione e per supportarla ancora fino alla fine. Infine, prima di dare il saluto finale, che lascerò dare a te, Francesco, ti passo e ti giro la domanda di Kindred. Perché non so se lo sai, ma di recente è uscito un nuovo gioco MOBA. Pokémon Unite, che cosa ne pensi? Esatto. Allora, io non posso dire realmente cosa ne penso perché non l'ho giocato, non l'ho provato, non ho uno Switch, ma lo dico qui e lo confermo, se, cioè non so quando, ma entro Natale io voglio avere una Switch, quindi se non è in questi mesi, se non è a settembre, ottobre, sicuro al massimo per Natale arriva uno Switch in casa mia, perché non posso continuare a stare senza. E detto ciò, aspettando la Switch, quello che ho visto mi è piaciuto veramente tanto. Vorrei giocarci per capire meglio come funzionano le determinate meccaniche, come funziona il livellamento e tutto qua, perché ho visto gameplay, ho visto, sembra veramente figo, sembra non tanto esports ma sicuramente da divertirsi a crepapelle, questo sicuro, che è poi la cosa più importante sia per Nintendo che ovviamente per i giochi di Pokémon. Ah, mi raccomando, se vi interessa potete anche aggiungermi su Pokémon Go, che io sono sempre disposto a inviarvi tanti bei pacchi con tante cose tenuti al suo interno. Detto ciò, grazie mille ad Andrea ovviamente per alla regia e tutti quanti per essere stati qui con me, con noi, ma io ringrazio personalmente per avermi sopportato e supportato da casa mia, e direi che ci diamo appuntamento appunto a venerdì prossimo. Per il momento direi che è tutto e come sempre buon esports a tutti e alla prossima. Ciao bellissimi e bellissime, ciao! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!